Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 3 febbraio ricordiamo San Biagio. Ascoltiamo. Non conosciamo molto della vita di San Biagio. Quello che sappiamo lo dobbiamo alla agiografia di Camillo Tutini, che raccolse numerose testimonianze tramandate oralmente. Fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e venne perseguitato intorno al 316. I romani lo catturarono, lo picchiarono e lo scorticarono con i pettini che venivano usati per cardare la lana. Ma, non abbiurando alla fede cristiana, venne decapitato. Il suo culto è molto diffuso, sia nella Chiesa cattolica che in quella ortodossa. Oggi il santo viene soprattutto invocato per il mal di gola e infatti durante la celebrazione avviene la benedizione delle gole dei fedeli. Questo legame è dovuto ad un avvenimento accaduto nella sua vita. Un giorno San Biagio, durante il periodo della sua prigionia, liberò la trachea di un ragazzo da una lisca di pesce. San Biagio è anche un santo ausiliatore, cioè un santo che viene invocato per la guarigione di mali particolari. Alla sua figura è legato anche un altro miracolo. La popolazione della città di Salemi stava vivendo un periodo di carestia causato da una invasione di cavallette che distrusse i raccolti nelle campagne. Il santo ascoltò le preghiere del popolo e divenne anche il protettore delle messi. Dal 2008 a Salemi viene organizzata una rappresentazione del miracolo delle cavallette, che si conclude con l'arrivo della statua del santo alla chiesa dove vengono deposti i doni e benedette le gole. Nel 1963 venne eretta una statua a lui dedicata e si racconta che da essa uscì un liquido giallastro, usato per curare i malati, e che il vescovo definì la manna celeste. La sua memoria liturgica è il 3 febbraio. San Biagio fa parte dei 14 santi detti così ausiliatori, perché ognuno di loro ha una funzione particolare, un modo tutto suo peculiare in cui è vicino a tutti noi, è vicino alla società. San Biagio, nel nostro caso specifico, è il protettore della gola. E la gola è molto importante se pensiamo che è quella parte del corpo che collega la testa a tutto il resto, ma non solo. La gola è la sede della voce. La gola ci permette di parlare, ci sono le corde vocali. La gola è anche un tratto importante per il respiro, quindi per tutta la vita. È la sede della parola, la sede, possiamo dire, del gusto. Nei padri della Chiesa è molto sottolineato questo, il peccato di gola. Entrando in controllo della propria gola si riesce a entrare un po' in controllo di tutti gli altri impulsi anche. Quindi la gola è molto, molto, molto importante, a parte anche quei piccoli malanni che ci prendono un po' tutti, soprattutto in questo periodo. Allora invochiamo la protezione di San Biagio, un po' come accadde quando guarì quel giovane che stava per morire perché c'era una lisca di pesce che gli stava appunto bloccando la gola. In maniera spirituale, allora, rivolgiamoci a lui pensando alle lische che in questo momento stanno bloccando il nostro respiro, che ci stanno levando la vita. Ognuno ha una piccola lisca nella gola che gli dà un po' di fastidio. Allora oggi vogliamo proprio pensare, visualizzare questa lisca, chiamarla per nome, perché ci sta levando il respiro, il piacere di una gola libera e della serenità. E quindi la affidiamo a San Biagio, perché possa lui, con questa sua particolare possibilità, guarirci, entrare nella nostra vita e aiutarci a essere più sereni, più in pace. San Biagio prega per noi.